Benissimo, grazie mille a tutti voi, grazie mille di essere qui stasera, grazie mille a Torino Spiritualità che ha voluto questa chiacchierata sui social a chiusura di questa 18ª edizione. Allora, in rigoroso ordine alfabetico, inizio da Irene Graziosi, che è appunto in collegamento con noi da Milano e si occupa di creazione, di autrice di Il profilo dell'altra, pubblicato da EO, che è la sua prima opera, ma in realtà Irene è una persona che ha scritto moltissimo per testate online, offline, ma soprattutto è una persona che si occupa di gestire, di progettare i contenuti che sono su un grosso contenitore, io lo definisco così, che si chiama Venti, che è un progetto che è partito qualche anno fa, 2 anni fa, Irene? Quattro, mamma mia, come passa il tempo, come si suol dire, e che appunto è una piattaforma di contenuti online, soprattutto video e soprattutto su diffusione social, e diciamo che Irene ha fatto in modo che Venti diventasse uno dei successi editoriali di questi ultimi anni, mettiamola così, un applauso per questo veramente grandissimo successo. E qui in carne ed ossa accanto a me Vincenzo Latronico, traduttore, scrittore, non è alla sua prima opera, ma arriviamo ai vostri due libri. Faccio una brevissima introduzione dicendo che ho voluto questo incontro appunto sulla nuova pelle che i social e gli schermi hanno creato attorno alle nostre persone in questo anno. È una pelle strana, perché è una pelle riflettente, è una pelle retroilluminata, è una pelle che a volte non ci rispecchia esattamente per quello che siamo, anzi nel 99% dei casi è una pelle strana che trasmette qualcos'altro, che racconta qualcos'altro. Ed è significativo comunque che negli ultimi anni anche la letteratura, la narrativa, tantissima saggistica sui social network, ma anche tantissima saggistica che ha a che fare con la psicologia e con diciamo anche le distorsioni delle percezioni di massa, sono fiorite in questi anni. E io dico grazie, perché come raccontavo prima Vincenzo, io quando con la mia prima terapeuta nel credo 2009 ho iniziato a parlare di cose che accadevano sui social network, perché era appena arrivato Facebook, la mia terapeuta dei tempi mi guardò e mi disse: cioè, lei è pazza, lei sta parlando di un posto in cui si scrivono delle cose. E invece io sostengo che tutta la parte online è una parte consistente della nostra realtà. C'è la realtà fatta della carne e dell'osso, e poi c'è la realtà fatta invece degli schermi retroilluminati. Inizierò con una citazione di Erwin Goffman, che è un sociologo canadese, che ha scritto di interazione sociale ben prima dei social network, individuando nel soggetto che si muove tra i vari palcoscenici, perché la realtà è fatta di vari palcoscenici per Goffman, individuando in questi soggetti prioritariamente una forma di preoccupazione, non solo per come appare effettivamente in queste varie rappresentazioni del sé, ma anche come il soggetto stesso crede di apparire. La società non è una creatura omogenea, ma un insieme di palcoscenici in cui rappresentiamo noi stessi in modo diverso. Quindi, partendo da questo, Irene ha scritto un libro che si intitola appunto Il profilo dell'altra, racconta la storia di Maya che diventa la mente dietro una famosa influencer, che però non vuole essere chiamata influencer ma content creator, perché influencer ha assunto una connotazione negativa, e invece appunto è uscito con EO. E invece Vincenzo scrive Le perfezioni esce per Bompiani, racconta la storia di Tom e Anna, che sono due ragazzi che vengono da una non meglio identificata città, io suppongo dell'Italia, perché comunque sembrano italiani, però potrebbero venire dalla Spagna, potrebbero venire dalla Francia, potrebbero essere degli expat di cui noi sappiamo molto poco. Li vediamo muoversi all'interno della loro casa, del loro palcoscenico sociale, in una berlina in via di gentrificazione. Quindi, grazie mille per aver voluto essere qui con me, perché io questa cosa me la sono inventata appunto dopo aver letto i vostri libri e aver detto: benissimo, c'è trippa per fare un incontro.
Partiamo dall'inizio. Voi avete scritto questi due libri in cui comunque i social network sono il campo principale in cui si muovono tutti quanti. C'è una costante afferenza, anche se appunto Anna e Tom li vediamo in un loro appartamento, ma poi capiremo meglio con Vincenzo perché i social network hanno un ruolo molto forte in questo. E io vorrei iniziare chiedendo qual è il vostro rapporto personale con i social e quanto lavoro avete fatto sul concetto di autorappresentazione in questi due libri. Se vuoi, continuiamo con il rigoroso alfabetico, quindi graziosi prima di latronico. Allora, innanzitutto grazie della bella presentazione, ciao Vincenzo, ciao Stefania, grazie a questo pubblico che purtroppo io non vedo e niente, c'è stato, sono stata anche io falciata dal Covid, ma va bene. E, quindi, Vincenzo ti oh, sta ciao facendo vedere quanta il pubblico. gente, oh, ciao, grazie, ciao ragazzi, ciao. Io assolverò Vincenzo Latronico come valletta per tutti quanti gli No, eventi che bellissimo. avremo da fare, sappiatelo. Grazie mille. Ma in realtà ho avuto per tanti anni un rapporto, come dire, inconsapevolmente vischioso con i social, in particolare Instagram, perché in realtà Twitter l'ho sempre evitato perché mi sembra che le persone siano cattivissime su Twitter. Facebook non l'hai nemmeno citato. Vabbè, Facebook dai, appartiene a un altro tempo. No, diciamo sono stata tanto su Instagram, che è un posto che appunto da un certo punto di vista non favorisce un po' la malizia twitterola, però in realtà fa, secondo me, cioè, ha delle... strutturalmente una conformazione molto interessante, allo stesso tempo abbastanza inquietante, no? Cioè, mantiene ovviamente una struttura gerarchica per cui quanti più follower hai, tanto più la tua voce è forte, udibile, e questo ovviamente crea degli squilibri di potere che, vabbè, ci sono nel mondo normale, ma nel caso dei social non poggiano neanche su delle basi che sono basi, come dire, di percorso accademico, insomma, percorso lavorativo, per cui uno è più o meno ferrato su una certa cosa, è veramente soltanto più legata a quanto le persone decidono di cedere parti di sé al pubblico, ed è strutturato come sono strutturati i brand, no? Cioè tu hai un nome, hai una foto, puoi mettere una piccola caption, puoi creare una mood board con le tue foto, eccetera, eccetera. Quindi, come dire, ti spinge una rappresentazione che è una rappresentazione molto più di brand rispetto ad altri social, mi viene in mente anche TikTok, eccetera, però beh, ci sarebbe tutto un interessantissimo discorso da fare su quanto la struttura dei social rifletta il paese da cui originano. Però appunto io all'inizio ho iniziato a usarlo, credo come tutti, in una maniera molto scherzosa anche, no? Perché poi sono dei giochi, dei luna park, i social, cioè sono fatti apposta perché l'utente possa prestare la sua attenzione ai contenuti che ci trova dentro. E, finché a un certo punto, appunto, io stessa mi sono resa conto che soprattutto alcune esperienze che vivevo decidevo di rappresentarle in un modo che non era congruo a come l'esperienza davvero veniva vissuta, e quindi ho riflettuto molto su questa cosa e ormai li uso molto poco. Quindi, rispetto al discorso dell'autorappresentazione, dico anche che per me questo libro è stata anche una liberazione rispetto a tutta una serie di meccanismi che come dire, che avevo assimilato completamente, che tuttora, cioè anche adesso, se non so, perdo 2000 follower, proprio una cosa viscerale che mi viene, oddio, che cosa ho fatto? Cioè, perché mi sono comportata in un modo che non è, non so, che non me ne fa guadagnare altri. E quindi, insomma, credo di aver risposto a entrambe le sue domande in questo modo. Vai tu, Vincenzo. Grazie, Irene. Aspetta, prova.
Ok, questa presentazione continua ad avere dei punti. Sì, adesso funziona. Okay. Ah, perfetto. Adesso non si. No, sì, grazie mille Stefania, grazie Irene, sono davvero molto contento di essere qui. In realtà potrei risponderti provando a prendere le fila di una conversazione che abbiamo già fatto, che ci è già capitato di fare con Irene al Festival di Mantova Letteratura, in cui ci siamo trovati a parlare ed è emersa una frase a cui ho pensato molto da quando è saltata fuori, e cioè che il romanzo di Irene, che è un romanzo che si colloca, diciamo, dalla parte della creazione di contenuti dei social, quindi dalla parte di chi produce. Che cosa produce? In fondo produce desiderio. Produce desiderio nelle persone che seguono, che guardano questi post, che si fanno indirizzare da questo flusso di contenuti. Nel mio romanzo, invece, come anche nella mia vita, in realtà, io mi metto dalla parte dei consumatori di desiderio. Cioè, io uso i social in modo relativamente superficiale, cioè, ci spreco tantissimo tempo, però non ci investo tante energie attive intellettuali, assorbo e mi rendo conto, e diciamo che il processo di scrittura di questo libro è stato in parte anche un processo di graduale scoperta, mi rendo conto di quanto questo determini alcune delle cose che sono, che faccio, che scelgo, sia dal punto di vista molto superficiale. Il romanzo si apre con una descrizione di un appartamento che è un po' un appartamento ideale instagrammabile, in cui io mi sono pian piano messo a descrivere quello che era il mio appartamento ideale, e poi mi sono reso conto di stare descrivendo l'appartamento di varie mie amiche, di vari miei amici. Più persone mi hanno detto: ma quel dettaglio l'hai copiato da casa mia, ma quella roba ce l'ho anche io. In realtà questa è una sorta di desiderio collettivizzato attraverso questo grande collettore e ridistributore di desideri, e da lì uno può passare a parlare dei libri che leggo, i libri di cui discuto, la musica che ascolto, le destinazioni di viaggio che mi vengono in mente, e andando ancora più in profondità, certe idee politiche che ho, certi grafici che ho visto che mi hanno fatto pensare che mi hanno fatto pensare una certa cosa del reddito di cittadinanza o una certa altra cosa della operazione militare speciale in Ucraina. Queste idee che noi abbiamo, anche idee profonde, anche valori, in fondo, in qualche modo ti vengono da lì. E prima di dirsi, cosa che secondo me non è particolarmente interessante, o almeno non interessa molto a me, se questo sia un male o un bene, ma esatto. È interessante vedere semplicemente che questo esiste, esattamente come, no? E questo esiste. Ed è quello che accade quando arriva un nuovo mezzo di comunicazione. Cioè, a me piace pensare che Socrate non voleva che le sue lezioni fossero messe per iscritto, perché pensava che un insegnamento che passasse dalla parola scritta tradisse qualcosa di profondamente fondamentale del suo insegnamento. E magari era così, però in realtà siamo contenti che queste cose sono state scritte. Assolutamente. No? Allo stesso modo, di sicuro c'è stata una qualche perdita di immediatezza dell'esperienza, come di sicuro c'è stato un grande guadagno in termini di capacità di contattare a grande distanza e così via. Però, facendo la tara al giudizio, a me interessava cercare di guardare la mia vita e di vedere in quanta misura fosse cambiata. Quindi anche un grande esercizio non solo di autorappresentazione, ma di autoanalisi anche personale. Sì, e non sempre cioè, diciamo che è stato un tentativo di, vorrei dire, di analisi collettiva, nel senso che ho cercato di, benché il mio romanzo non abbia un personaggio che dice io e non e sia in teoria incentrato su due protagonisti, però ho cercato di svuotare un po' questi personaggi per raffigurare l'impatto che questa forma di comunicazione, questa, diciamo, parte digitale della nostra vita, ha avuto su tutta una fascia di popolazione che uno potrebbe dire dai i cosiddetti millennial, perdonatemi il termine raccapricciante, però tanto per intenderci, di cui io sono un esponente tardivo, di quelli che chiamano i geriatric millennial, geriatrici, perché vado per i 40, però in qualche modo ci rientro ancora. Dell'84. Temo di no. No, noi siamo, temo che i millennial finiscano nell'83. Esatto, noi siamo X Generation, perché anch'io sono del 76, ho fatto le mie cose. X Generation noi. Vabbè.
Ok, dopo se riusciamo a fare anche un giro di interventi tra il pubblico, vi prometto che lo facciamo, anche se tanto lo so che rimarrete in silenzio e poi appena uscirà da qua Vincenzo, oppure scriverete Irene, perché comunque poi tu Irene sei raggiungibile sui social network, ti scriveranno delle domande, le cose. Ma Irene, torniamo a te, perché appunto il tuo romanzo appunto racconta la vita di Maya, che... diciamo che in un periodo un po' particolare della sua vita, era una ragazza che studiava, aveva vinto un master a Parigi, aveva seguito il suo compagno lì, faceva una serie di attività, poi succede è preda di un lutto per la morte della sorella, tra l'altro a cui lei non si vergogna per niente a dire che non era particolarmente attaccata a questa ragazza, non era particolarmente affranta, non stiamo parlando di un mostro, stiamo parlando di una persona che sta attraversando evidentemente un periodo in cui guarda se stessa e sta cercando delle cose. In un periodo molto difficile si è trasferita in una nuova città che è Milano, che oltretutto non l'accoglie particolarmente bene. Lavora in un bar per qualche ora al giorno per sbarcare il lunario, ossia pagare le bollette al suo fidanzato che paga tutto il resto, l'affitto, e lei dice almeno pago la metà delle bollette facendo un lavoro di cameriera, quando un giorno si ritrova quasi per scherzo a mandare un curriculum vitae per fare da assistente, come vi dicevo prima, a un influencer che ha 2 milioni di follower. Prima di tutto, Irene, io faccio delle domande, visto che di social network si parla, io mi occupo di social network, Vincenzo ha molto studiato da vicino tutta la faccenda, credo sia per interesse personale e che per interesse letterario, però perché è diventato così svilente chiamare un influencer influencer? Perché una influencer si fa chiamare content creator? Perché un influencer ha bisogno sostanzialmente di un autore, un'autrice che si occupi di strutturare i contenuti al suo posto? Io ovviamente queste risposte già le conosco, però appunto per dare proprio un'idea a tutto tondo del perché il tuo romanzo nasce da questa sostanzialmente nasce da un colloquio di lavoro, il rapporto tra queste due persone, queste due, Maya e Gloria, che è appunto l'influencer da 2 milioni di follower, si vedono. E Gloria, senza fare spoiler, trova interessante sia le persone che erano lì con lei a fare questo colloquio, trovano interessante il profilo di Irene, e invece Gloria trova interessante il profilo, scusami, non di Irene, di Maya, lo trova interessante perché la attrae in qualche modo, trova che possa fare la differenza per lei. Per cui io ti chiedo prima una panoramica su questo e poi appunto qual è il giudizio che esprime Maya sui social network nel tuo romanzo, perché è molto interessante una persona che si sta per mettere a lavorare con un influencer come vede, come guarda i social network. Quindi una piccola panoramica su cosa vuol dire lavorare con un influencer e perché. Allora, sul perché le influencer vogliono essere chiamate content creator non ti so dare una risposta, nel senso che probabilmente, non so, la parola influencer viene vista a torto ragione come un ruolo frivolo e quindi content creator, che però a me fa anche più ridere in realtà, cioè creatore di contenuti, c'è cioè questa cosa del creatore, no, che ricorda un po' Dio, che non so, la trovo veramente bizzarra. Però c'è tantissimo, c'è una grande vergogna nell'essere influencer, credo proprio forse perché comunque si è all'interno di un sistema così semplificato come quello dei social, per cui i contenuti che uno fa passare da lì sono quasi sempre contenuti molto più semplificati di quelli che non si fanno passare altrove, quindi tramite libri, insomma, conversazioni, mostre, eccetera. Quindi credo che ci sia un problema del mezzo che viene però, come dire, proiettato invece sulle persone e sui ruoli lavorativi delle persone. Ma per quanto riguarda, come dire, la visione di Maya, io quella l'ho costruita, cioè tutto il personaggio è costruito in un modo tale per cui potesse dare dei giudizi molto
tagliente, allo stesso tempo essere giudicata dal lettore, no? Quindi, come dire, se Maya fosse stata virtuosa, sarebbe stata, non so, a parte poco credibile, ma virtuosa anche... Virtuosa fa rima con noiosa, posso sì, dirlo tra così l'altro, anche. Tra l'altro, e in più, no, come dire, non c'era tutta una... Non ci sarebbe stata ragione di tutta una descrizione che lei fa di questo mondo, che effettivamente è un mondo che io ho conosciuto da vicino, non tanti, però appunto quando sono entrata, più o meno nel 2018, in quest'ambito qui, e credo che nel caso particolare poi di questo romanzo e di Gloria, il punto è che Gloria ha 18 anni nel libro, e quindi lì la domanda non è neanche più se una persona adulta a un certo punto decide di lavorare in questo ambito, è quanta agency ha una persona molto giovane di farlo, e che cosa ne è di questa persona se è molto giovane, no? Anche adesso, tra l'altro, visto che sono nate tutta una serie di polemiche legate al mostrare i bambini, le varie influencer, eccetera. Ora appunto, poi ogni volta che uno fa questi discorsi rischia sempre di sembrare la persona più bigotta e moralista del mondo, però credo che appunto, senza doversi necessariamente dare una risposta, sia interessante chiedersi quanto poi innanzitutto sia un privilegio fare quel tipo di vita, perché per quanto lo sembri da fuori, poi internamente è un lavoro sfiancante, cioè è un lavoro che ti costringe continuamente a distorcerti, ti costringe continuamente a dire cose in cui la maggior parte del tempo non credi, o a fingerti amica di persone che non lo sono. Quindi voglio dire, è un ruolo sfiancante, no? Che se, come dire, se è attuato fin dalla giovane età, ha dei suoi risvolti. E poi per certi versi è anche esilarante nella sua assurdità. Cioè, a un certo punto del romanzo, in cui c'è la descrizione di questa call con un brand di cosmetici, no? In cui c'è la donna grassa, la donna femminista, la donna nera, e in qualche modo tutte queste donne sono, come dire, costrette a recitare il ruolo che la loro apparenza gli conferisce, e anche questo, no? Da un punto di vista anche femminista, di qual è il ruolo delle donne oggi, sembra che siano sempre alla fine un oggetto, perché poi tra l'altro sui social la cosa interessante è che, visto che sono poi strumenti del mercato, le donne sono le più grandi consumatrici di prodotti, e le donne stesse sono, diciamo, più probabilmente influencer che spingono a comprare certi prodotti, quindi poi è interessante chiedersi quale sia la convergenza tra soggetto e oggetto, e attività e passività delle persone che abitano questo mondo. Però sono appunto argomenti molto complessi, diciamo che Maya nel libro cerca di raccontarli con un tono pungente, però forse senza darsi neanche una risposta così netta, perché a parte che neanche io la saprei, ecco. Sì, appunto tu fai dire a Maya, scusate che io qui ho tutta una serie di appunti, perché si esiste solo quando qualcuno ci vede. Tu fai dire questa cosa a un certo punto a Maya, ma non perché lo pensi lei, perché quando prende questo lavoro e inizia a guardare effettivamente il profilo dell'altra, che è il profilo social dell'altra, cioè inizia proprio veramente a fare tutta una serie di riflessioni che io trovo estremamente interessanti. Infatti, secondo me, questo romanzo, davvero, per chi avesse tutta una serie di non dico curiosità che verranno soddisfatte seduta stante leggendo, però racconta molto bene una serie di dinamiche che sono magari sfuggenti per le persone che non ci fanno ricerca, non ci lavorano, li fruiscono, appunto, sono soltanto, come Anna e Tom, dei fruitori in qualche modo. Ma io torno a Vincenzo e a quella tu lo sai, perché io e te ne abbiamo già parlato, che io quando ho letto le prime 10 pagine delle Perfezioni mi sono ritrovata praticamente in questo appartamento berlinese che viene descritto nei minimi dettagli, e mi sono sentita soffocare.
non soffocare perché fosse un brutto posto, questo perché fosse angosciante, ma perché in realtà era una descrizione molto pulita, molto piacevole. L'ho trovata pulita, piacevole, l'ho trovata accattivante, l'ho trovata un sacco di cose, e poi mi sono resa conto che esattamente quel tipo di descrizione raccontava in parte anche il mio mondo, perché c'è stato un momento in cui su Instagram, io parlo di Instagram perché è il mio social principe, io creo contenuti per Instagram, ma davvero creo contenuti, non sono un influencer, quindi io mi definisco, credo correttamente, content creator, però appunto creavo, guardavo, fotografavo delle cose perché erano instagrammabili. A un certo punto invece abbiamo iniziato a non rendere instagrammabile quello che, ma a instagrammizzarci, non so come spiegarlo meglio appunto, e qui ti chiederei di scendere un pochino più in profondità nel io so che le perfezioni ha avuto origine anche da una visione di un certo profilo, che è un profilo Instagram molto bello, che è dedicato alle case, che si chiama Casa Futura, tu me l'avevi raccontata questa cosa, e ti chiederei davvero di approfondire anche un po' il, non dico il rapporto di Anna e Tom con i social network nello specifico del romanzo, ma proprio come si comporta un fruitore. Secondo la tua esperienza, secondo quello che hai, anche tu sei stato fruitore, quali sono un po' le dinamiche, i meccanismi, un po' quando ci si accorge di essere dentro una sorta di scatola e dici credevo di essere, non so come dire, credevo di essere un soggetto agente, invece sono passivo in qualche modo, sono io stesso che sono diventato parte di questa, ma a me ricorda Matrix anche a tratti Instagram, ve lo dico. È una domanda molto difficile, quindi però adesso provo ad abbozzare una... Cioè, mi vengono in mente delle cose, provo ad abbozzare un percorso, non so io se... Io mi sono sentita soffocare nelle prime 10 pagine del romanzo, infatti ho dovuto piantarlo lì, poi ci siamo parlati, poi l'ho ripreso, poi l'ho riletto 2 volte e alla fine ho fatto un po' pace. Io vorrei... Diciamo che mi vengono in mente 2 modi di approcciare la questione. Uno è... quello sulla conoscenza di sé e sull'accesso alla propria identità. Noi siamo, abbiamo un'idea di chi siamo, no? Ognuno di noi. D'altro canto sappiamo che ogni tanto ci raccontiamo anche delle sciocchezze, magari ci piace pensare parecchie, di essere più generosi di quello che siamo, ci piace di essere più aperti di quello che siamo, e non è del tutto inimmaginabile l'idea, ad esempio, che io immagini di mi piaccia considerarmi molto generoso, e poi una volta sono a cena con i miei amici e dico sì, vabbè, però io comunque sono molto generoso, loro dicono no, guarda Vincenzo, assolutamente no, e tutti confermano no, ma sì certo, non ti ricordi quella volta che hai insistito per condividere il conto all'ultimo centesimo e l'altro, e questa cosa può capitare, e uno in effetti, una persona intellettualmente onesta, subordina la propria valutazione di se stesso o se stessa a quello che è un'evidente unanimità delle persone che ha intorno. Ecco, ora applichiamo questa cosa al fatto, ad esempio, che io vivo in Germania e quindi le persone a me care, la mia famiglia, i miei amici e le mie amiche, Irene, che è qui, vedono la mia vita in larga misura da quello che io pubblico. E ovviamente le cose che uno pubblica sui social non sono esattamente, non corrispondono del tutto alla realtà, questo lo sappiamo, questo è sempre stato così, anche le foto delle vacanze. Le foto delle vacanze che uno faceva con la Minolta quando andavo in Grecia con i miei nell'89 erano oggettivamente erano i momenti migliori, erano i momenti più carini delle vacanze, come... esattamente come accade sui social, con la differenza che queste cose però corrispondono o rappresentano in qualche misura la nostra identità. E quindi, esattamente come sulla riguardando le foto della Grecia, probabilmente, benché sono queste vacanze idilliache, i miei penseranno, ah, quel giorno abbiamo litigato tantissimo, quel giorno tu e Natalia, mia sorella, eravate insopportabili, è stata una vacanza pessima, però dalle foto sembra una perfetta giovane famiglia felice. Ecco, applicando questa cosa a Instagram, però, quello che succede è che uno finisce per dubitare, almeno io finisco per dubitare, della mia stessa valutazione di queste cose, nel senso che io posto la foto del mio aperitivo sulla spiaggia e mi ricordo che in realtà era una vacanza pessima, però tutti i miei amici sono convinti che quel momento hanno un'immagine della mia vita, tutte le persone della mia vita hanno un'immagine della mia vita molto diversa da quello che ho io, e alla lunga io mi rendo conto, e penso di non essere l'unico, che finisco io stesso per attribuire una maggiore veridicità alle immagini che non a quello che è il mio ricordo, perché queste immagini hanno si propagano in modo molto più capillare, molto più profondo. In realtà questa cosa è per far vedere quanto tutto ciò non è
specifico dei social. Diciamo che forse lo hanno amplificato, lo hanno reso più pervasivo. Però questa è la morale di un romanzo di Kurt Vonnegut scritto negli anni 60, che si chiama Madre Notte, e che è la storia, un romanzo incredibile, che è la storia di un agente segreto americano mandato dalla Germania nazista per convincere i soldati, per mandare delle informazioni segrete, e però lui era finito a fare propaganda, a lavorare per una radio nazista in inglese per convincere i soldati americani a disertare. È stato arrestato, è stato finito processato in Israele. Lui vuole dire: io ero un agente segreto, in realtà lavoravo per gli alleati, però non c'è nessuna prova, perché ovviamente era un agente segreto, il suo ufficiale di contatto è morto. Questa è la premessa del romanzo, in cui Vonnegut nella prefazione dice: la morale di questo libro per una volta è chiara, per una volta dei libri che scrivo, ed è questa: noi siamo chi facciamo finta di essere, e quindi dobbiamo stare molto attenti a chi facciamo finta di essere. E secondo me alla fine il problema resta questo qui. Sono assolutamente d'accordo. Aspetta che tu mi sei scappato però sul profilo Instagram che ti ha ispirato le perfezioni. Sì, scusate, perché è un profilo Instagram molto bello, molto interessante, con dietro un pensiero molto interessante. Sì, esatto, questo è un profilo Instagram che è stato fatto partire da una illustratrice bravissima e molto famosa che si chiama Olimpia Zagnoli, che è una mia amica dei tempi delle superiori, perché eravamo vicini di banco, e lei noi abbiamo iniziato insieme 7 anni fa una ricerca di casa che io ho finito subito, nel senso che appena ho trovato una casa piccola che potevo permettermi l'ho presa, e però Olimpia è andata avanti per anni e anni, perché si è fatta veramente affascinare da questa cosa, tanto si è fatta affascinare che ha creato un profilo Instagram chiamato Casa Futura, in cui pubblicava andate tutte e tutti, è bellissimo, pubblica ancora, in cui pubblicava screenshot, immagini delle case che le interessavano, delle case che vedeva, case molto particolari, moderne, tutte veramente molto belle. E questo, la cosa che mi ha affascinato di questo profilo è che al contempo era veramente specifico dei gusti di Olimpia, ma d'altro canto, e lo dimostra il fatto che persino questo profilo, che è nato così come cosa collaterale, adesso ha varie decine di migliaia di follower, d'altro canto era un gusto che corrispondeva in modo uguale, cioè in modo veramente quasi fotocopiato a quello di tantissime altre persone. E in fondo il paragone che a me viene in mente è quello... Pensiamo ai McDonald's. Tutti noi sappiamo, no? Quando eravamo piccoli, i McDonald's sono uguali ovunque, è una cosa globalizzata. Tu vai al McDonald's a Torino o a Berlino o a Dar es Salaam e il McDonald's è sempre esattamente lo stesso. Ora, anche il bar, io adesso qui non voglio sapere il nome, mi ricordo adesso ha chiuso, c'era un bar che si chiamava Bazaar, in cui andavo spesso quando venivo a Torino, ed era uno di questi bar con le birre artigianali, le piastrelle bianche lucide, il menù scritto sulla lavagna, uguale a tutti quelli che ci sono a Berlino, a Milano, a San Salvario, a Roma, anche questi sono del tutto uguali. Però mentre nel McDonald's noi pensiamo sono tutti uguali, quindi è una cosa omologata e senza anima, queste cose sono tutte uguali perché sono tutte l'espressione di un'identità autentica o si presentano come tali. Non so, sento che dovrei fare un altro passo da questo discorso, ma non lo so fare. Quindi mi no, io qui. Invece credo che tu abbia veramente messo tantissimo, sia stato molto efficace invece nel rispondere a quello che ti ho chiesto, e ti ringrazio proprio per questa capacità anche di tirare sempre la letteratura fuori anche da questi discorsi che sono discorsi, tirarmi Kurt Vonnegut fuori così, tra l'altro libro che non ho letto e che recupererò perché sono molto curiosa di andare a vedere questo intreccio, assolutamente. Allora, io vengo invece ancora una volta ai vostri romanzi, ma per parlare di altro. Irene e Vincenzo, come fanno sesso i vostri protagonisti, le persone che stanno nei vostri romanzi? No, perché i social network hanno avuto anche un'altra impatto sulla pelle. Sembrava che tutto diventasse molto più semplice, che se tutto sia diventato molto più semplice, perché ci sono tutta una serie di profili, c'è cioè molta più disinibizione, non solo nel mostrare il proprio corpo, ma nel parlare di sesso, nel parlare di sex toys, nel parlare di tutta una serie di problematiche legate al sesso, e sembra che tutto questo avrebbe dovuto fare in modo che tutto si sarebbe semplificato, tutto sarebbe stato più semplice, e questo il desiderio, appunto, poi ci sarebbe dovuto essere Lisa Cutter a questo punto che avrei tirato dentro per mani e piedi in questa cosa, e invece sembra proprio che non sia andata proprio così. Non è che sembri proprio che la vita reale, sessuale reale di una certa fascia di persone, che i vostri protagonisti più o meno hanno
Anne e Tom li conosciamo che sono giovani giovani perché hanno una ventina d'anni, Maya ne ha 26-27, correggimi se sbaglio Irene, però sono, li vediamo in quei tra i 20 e i 30. Come fanno stessi i vostri personaggi, e soprattutto secondo voi cosa è andato storto con queste magnifiche sorti progressive che dovevano riguardare il sesso, invece ci ritroviamo comunque con tutta una serie di persone che, anzi, guardando come dovrebbe essere tutto semplice, soprattutto sui social, soprattutto grazie a testimonianze delle persone, altre persone probabilmente si sentono estremamente inadeguati rispetto a questo argomento. Graziosi, vada lei. Ma allora, un po' c'è sempre questa illusione per cui a un certo punto arriverà una nuova tecnologia che renderà un pezzetto della vita, più un pezzetto profondo della vita, non so, il leggere i giornali online, ma appunto le relazioni sessuali più semplici, che è una cosa che, cioè, secondo me non accadrà mai e sarà sempre difficile. Ieri stavo leggendo questo racconto di Alice Munro, in cui c'è una bibliotecaria che dice, comincia a ricevere lettere da questo sconosciuto che è sul fronte della Seconda Guerra Mondiale in Francia, e cominciano a flirtare. Lui appunto le chiede una foto, lei se la va a far fare, si mette la camicetta, si scioglie il capello, gliela invia, poi questo qui le fa ghosting, cioè c'è tutta una... E ho proprio pensato alla stessa cosa, semplicemente i nostri tempi sono talmente più rapidi che si consuma tutto in un attimo, no? Cioè mi chiedevo quanto appunto un'esperienza del genere per una persona negli anni 40-50 dovesse essere un'esperienza che comunque rimaneva, mentre invece per noi non rimane. Quindi come lo fanno? Anche a seconda di come sono fatti caratterialmente e che tipo di relazioni sono. Innanzitutto, sono soddisfatti i tuoi personaggi? No, i personaggi non sono assolutamente soddisfatti, e soprattutto, come dire, sono anche personaggi che non riescono mai a toccare l'intimità con mano, no? E quindi in qualche modo è sempre in qualche modo Maya è come se cercasse di aderire a una proiezione che lei si è fatta del desiderio altrui, no? E quindi che e poi è una cosa che in realtà succede tantissimo sia ai ragazzi giovani che alle ragazze, no? Perché hai sempre un po' l'idea di doverti mascherare da qualcosa per essere desiderabile o per aderire a un certo copione. E secondo me questa cosa, che come dire, va anche bene, perché se si tratta di situazioni leggere e casuali, che male c'è? Però appunto nel momento in cui invece è l'unico tipo di rapporto che una persona conosce, è più difficile, e per Maya è così. Però non saprei dirti se il modo che ha Maya di relazionarsi all'altro abbia così tanto a che fare con internet più che con lei, ecco. Grazie. Vincenzo, come stanno Anna e Tom? Sono felici, sono contenti, sono soddisfatti? Io ho una frase che risponde in modo molto laconico alla tua domanda, che è: scopavano male e non spesso. E ovviamente in realtà questo non è tanto un dato oggettivo, perché cosa significa male, cosa significa non spesso, ma è una valutazione, e secondo me è un'autovalutazione. E in fondo io penso che il problema sia, almeno il problema dei miei personaggi, ma in questo è del tutto anche autobiografico, il problema è proprio quello di su che cosa costruisci la tua idea di una relazione sessuale soddisfacente, così come su che cosa costruisci la tua idea di un appartamento piacevole da abitare, di una vacanza di successo. E da questo punto di vista è interessante pensare al meccanismo della pubblicità, perché la pubblicità in televisione, sui giornali, è fatta per generare insoddisfazione. Se noi fossimo tutti perfettamente soddisfatti, non compreremmo le nuove scarpe, la nuova macchina e così via. D'altro canto, noi lo sappiamo che la pubblicità non offre un'immagine reale. Vediamo la famiglia del Mulino Bianco e pensiamo, però cioè, lo sappiamo che quella roba lì non esiste davvero. Il meccanismo in qualche misura perverso di un certo tipo di comunicazione sui social è che quello che noi vediamo ci viene presentato come orizzontale. Io vedo i discorsi, le foto, gli articoli condivisi dalle mie amiche e miei amici, che sono persone normali, che non hanno un interesse nascosto a vendermi qualche cosa. D'altro canto, ovviamente, tutti noi tendenzialmente presentiamo un'immagine un po' migliore, un po' più curata di quella che è la nostra effettiva realtà. Però
Le domande parliamo le facciamo dopo. E però e questo scarto, di cui siamo perfettamente consapevoli quando vediamo i nostri contenuti che pubblichiamo e sappiamo che è, diciamo, un po' quello che viene sopra la media rispetto alla nostra vita, quando percepiamo quelli degli altri non è così. E in questa differenza si consuma tutto un baratro di insoddisfazione che, secondo me, è particolarmente significativo in un contesto come quello sessuale, che, se volendo, è in teoria... è il luogo del desiderio, ma è percepito anche come quello della massima autenticità. Poi che sia davvero così non sono sicuro. E tu hai tirato fuori un'altra parola, che è la parolaccia. Hai detto la A word, appunto, autenticità. I vostri due romanzi sono sempre costruiti molto bene, perché il termine autenticità tu, Vincenzo, lo tiri fuori a un certo punto palesemente. Maya viene chiamata per essere la voce autentica di Gloria. Diventa davvero, è proprio questa ricerca, questa istanza legata alla ricerca ossessiva, spasmodica dell'autenticità. Però sono delle autenticità che in qualche modo sui social implicano sempre di dover fare la cosa giusta. Mi viene in mente il colloquio iniziale che fanno a Maya, quando le dicono: ma come, tu indossi fast fashion? No, Gloria ha già smesso di usare fast fashion perché comunque non hai sentito dell'incendio in India. E Maya dice: io mi sono sentita come se quell'incendio, che è partito accidentalmente in questo, in realtà era in Bangladesh, in questo centro che produceva abiti fast fashion, causando svariate centinaia di morti, quindi una cosa che ha toccato profondamente, fosse stata, dice, è come se mi fossi sentito in colpa, tanto l'avessi incendiato io. Quindi tutto talmente esasperatamente deve essere tutto quanto autentico, ma autentico nel verso giusto. Anna e Tom che diventano particolarmente autentici quando, a un certo punto, per fronteggiare un massiccio arrivo di profughi dalla Siria, si danno anima e corpo a questa causa, che raccontano con dovizia di particolare sui loro social. Allora, io ovviamente so che faccio questa domanda a voi due, ma è il vostro punto di vista. Secondo voi questa ricerca dell'autenticità e della cosa giusta a tutti i costi, quanto pesa psicologicamente sulle persone, ma non solo sugli influencer, su tutti quelli che stanno sui social? Qual è l'idea che vi siete fatti di questa, io la chiamo la gogna dell'autenticità, che ci porta addirittura davvero a fare tutta una serie di elucubrazioni e di anche massacri interiori pur di essere autentici, veri, buoni e giusti? Non so, mi sono fatto un'idea che, insomma, io da qualche anno sono sui social, poi se volete vi dico anche la mia. Inizi sempre tu, Irene, o vuoi iniziare tu, Vincenzo? Irene, autenticità ad ogni costo. Allora, innanzitutto io non so che cosa voglia dire questa parola, soprattutto ho la sensazione che la vera libertà in qualunque ambito, come dire, si manifesti nel momento in cui quell'ambito non viene pensato, no? Quindi per me è già il fatto che uno cerchi l'autenticità o che, non so... pensi a stare bene con se stesso, cioè già se pensi a star bene con te stesso vuol dire che non stai bene con te stesso in fondo, no? Cioè, se, insomma, sì, la libertà è sempre non pensare a se stessi o comunque farlo il meno possibile. Quindi più che altro, più che autenticità, ecco, diciamo, il discorso sulla bontà lo trovo interessante, ovviamente è un discorso troppo lungo da affrontare in questa sede, sia da un punto di vista politico che da un punto di vista individuale. Cioè, da una parte ho la sensazione che le persone, appunto, si facciano carico di questa responsabilità e colpa individuale su dei temi che chiaramente non sono risolvibili dall'individuo, no? Quindi non usare la plastica, non cercare di inquinare il meno possibile, ma ovviamente se uno va a vedere cosa dicono i dati, cosa dicono le statistiche, non sarà usando la borraccia. Sì, cioè non cambierà assolutamente nulla, quindi come dire, poi è chiaro che è giusto anche, immagino, nel proprio piccolo farla differenziata, però ecco, senza stressarsi troppo, e soprattutto questo tipo di pensiero ovviamente allontana anche, come dire, una spinta verso la politica, nel senso verso effettivamente
dare a qualcuno il ruolo per prendere delle decisioni a livello istituzionale, a livello di grandi aziende, insomma, però appunto questo è un discorso complicato. Rispetto alla bontà poi individuale, io credo che, come diceva il proverbio, è la strada per l'interno è la stecata di buone intenzioni, quindi io ogni volta che qualcuno sostiene di essere molto buono, penso che sia l'esatto contrario, soprattutto quelli che pensano questa cosa o dicono di sé questa cosa, perché non è vero, non può essere vero, e appena qualcuno lo dice ho la sensazione che tu stia raccontando le bugie di cui parlava prima Vincenzo, quindi allora preferisco, come dire, il silenzio a una missione di bontà o di grande attivismo o di grande impegno e passione politica. Non ci credo mai, però forse sono io che sono... Quindi paradossalmente questa ostentazione di autentica bontà per te diventa, però appunto, per te diventa un campanello d'allarme grosso come una casa. Sì, sì, no, ma sono convinta. Anche per me, anch'io sono scettica da questo punto di vista, effettivamente, alle grandi dichiarazioni. Autenticità, Vincenzo, che peso ha nel tuo romanzo, nelle perfezioni? Secondo me il punto non è tanto la domanda sull'autenticità, perché come diceva Irene, questo è vero, l'inautenticità è sempre esistita, cioè visto che siamo a Torino Spiritualità, cioè il problema dell'autenticità della fede è al centro degli esercizi spirituali di Sant'Ignazio, ad esempio, è proprio il problema cruciale su cui si costruisce anche poi tutto il gesuitismo, è il problema cruciale di la pesantezza e la grazia di Simone Weil, che non a caso arriva addirittura a dire che la fede più meritevole è la fede di chi non crede in Dio ma si comporta comunque come se fosse credente, perché è talmente autentica che non si aspetta una ricompensa. Cioè, quindi questo è un problema che c'è sempre stato. Era anche il problema di Oscar Wilde, che dava però invece dava un premio all'inautenticità. Cioè, secondo tutto un certo tipo di estetica di fine Ottocento, l'assenza di autenticità era meglio dell'autenticità. Allora, il problema che c'è oggi, secondo me, e che ho tentato di mettere nel libro, non è tanto che siamo meno autentici che in passato, ma è che questo per noi è un problema, che l'autenticità è qualcosa che ci viene presentato come desiderabile, come qualcosa da comprare. Cioè, compriamo il caffè che costa di più perché è più autentico, la birra che costa di più perché è più autentica, le ricette come una volta, il suo guazzetto e così via. Tutto questo tipo di discorso. Allo stesso modo in cui, se vediamo certe pubblicità degli anni 50, colpisce quanto fossero tecnocratiche. C'è questa pubblicità che era appesa nella cucina di una mia amica, che dice... cose migliori per una vita migliore grazie alla chimica. Una pubblicità del genere oggi ci sembrerebbe raccapricciante, perché è contraria alla nostra idea di autenticità, e invece promuove una sorta di idea di tecnocrazia che abbiamo superato. Però, appunto, secondo me quello che è cambiato è l'attribuzione di valore a questo problema, non il fatto che il problema prima non ci fosse.